Non si chiede Ferrara, prego. Voglio rispondere anche al consigliere Santillo. Io, diciamo, per precedere il consiglio comunale nasce dall'esigenza dei consiglieri di maggioranza di richiedere ulteriori verifiche agli organi competenti rispetto, diciamo, alle tematiche di cui andremo a discutere di voi a votare. Non sfugge a nessuno che l'approvazione degli atti e delle deliberazioni comporta una responsabilità personale dei singoli amministratori, e quindi, trattandosi di argomenti molto delicati, abbiamo ritenuto opportuno, diciamo, effettuare ulteriori approfondimenti. Dal parere dell'organo di revisione sulla rosta dei bilanci 2018-2020 che stiamo discutendo e dei documenti allegati a firma dei revisori dei conti Nicola Marotta, Gianna Giulia e Antonio Siciliano, di nomina fittizia, si evince un parere favorevole sulla proposta di bilancio di revisione 2018-2020 sul TUB, sulla nota integrativa e sui documenti allegati, ma evidenziano e prescrivono un monitoraggio periodico sui flussi in cassa, i quali devono poter far fronte anche ai diversi debiti fuori bilancio che l'ente ha in essere. Anche il TUB che abbiamo appena votato ha approvato con delibera del 15 marzo 2018 con pareri di correttamente contante e con pareri favorevoli dei revisori dei conti, presenta delle raccomandazioni e delle prescrizioni. Lo stesso rileva in particolare, in relazione alla gestione dell'esercizio 17, l'errata contabilizzazione sulla gestione di competenza 2012 e il relativo sforamento del patto di stabilità, che ha provocato un danno di circa 1 milione di euro per le casse dell'ente. Abbiamo difficoltà sul fronte della risoluzione di tributi momentanei, con percentuali che abbiamo discusso anche in commissione più volte, che non superano il 40%, nonostante però l'ufficio tributi, su input anche dell'amministrazione, abbia messo in campo una serie di iniziative volte alla bonifica delle banche dati, che hanno prodotto circa 4.000 accertamenti che a loro volta produrranno, e noi lo spieghiamo, dei risultati in termini economici. Problemi sugli esiti attivi, sui crediti non riscossi, sui debiti fuori bilancio, molti dei quali, come già sappiamo, provenienti da sentenze, senza però dimenticare che i suddetti debiti fuori bilancio sono stati stanziati complessivamente in questo bilancio di revisione 3.800.000, di cui 2 milioni con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2016 derivante dal accantonamento del fondo prezioso, che ammonta ad oltre 7 milioni, che potrà essere applicato all'occorrenza al bilancio di revisione nel momento in cui saranno proposti al Consiglio di conoscere gli effetti di fondo bilancio. Consorzio Cinegale, resume, diciamo, recitito, un contenzioso che purtroppo, diciamo, si protrae dagli anni 90. Questo però non possiamo ritenerlo un debito fuori bilancio, in quanto solo adesso, con questa amministrazione, sono iniziate ufficialmente le parti dei contatti a fine di raggiungere un accordo transattivo con nota protocollata il 2 marzo a 21.198. Negli altri risulta che il Comune non si è dotato ancora di strutture contabili necessarie per eliminare in ogni momento l'entrata della giacenza della cassa vincolata, per rendere possibile la concentrazione con la cassa del tesoriere, e anche su questo si sta intervenendo, poiché la giacenza del tesoriere e quella dell'ente al 31 dicembre 2017 non coincidono. La stessa però è stata costruita dagli uffici di bilancio con l'indicazione del 28 febbraio 2018 per importo di euro 2.113.000, notificata al tesoriere. Questa attività, però, dobbiamo segnalarla, è stata finalmente informatizzata a fine, e questo, diciamo, permetterà di eliminare eventuali successivi. Vedete, noi siamo coscienti di quelle che sono le problematiche che i revisori ci hanno risolto e abbiamo messo in campo, da quando ci siamo insediati, una serie di iniziative che mirano e hanno mirato al contenimento della spesa. Vi faccio un elenco: taglia le spese dei marchi commerciali da 200 a 100.000, riduzione del canone del consorzio cinderale da 750 a 600.000 euro, riduzione dei costi della politica con la riforma delle commissioni, taglio del canone di gasolio ambiente di 1.200.000 euro, canone di gasolio ambiente ridotti nel 2016 a 540.000 e nel 2017 a 607.000, fitti passivi passati da 480.000 euro a 100.000 euro per scuole San Mauro e Vitigno, per la scuola Marchi d'Otranto fitti passivi ridotti da 180.000 a 50.000, semiconvitto finalmente non aumentato da 550.000 a 350.000 euro.
La nostra idea di amministrazione è quella di continuare in questa direzione. Noi dobbiamo pensare soprattutto alla realizzazione della stessa come precisa prescrizione dell'organo di decisione. In conclusione, il parere di visione, pur affermando congruità ed attendibilità delle visioni, evidenzia ancora una carenza di informazione limitando il monitoraggio e il miglioramento degli strumenti di evasione al fine di rendere trasparenti e facili i controlli e con essi anche il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini. Noi saremo vicini affinché gli organi preposti compiano le necessarie attività evidenziate. Il nostro prestito sugli uffici preposti sarà e dovrà essere asfissiante al fine di ottenere risultati auspicati. Ed in particolar modo dovrà tenersi scrupolosamente sul monitoraggio delle entrate, monitoraggio del contenzioso a fine di risolvere anche la situazione del reddito fuori bilancio, riduzione dei residui attivi di nuova e di vecchia formazione, continuare in maniera netta il percorso di realizzazione della spesa, migliorare la capacità di discussione, monitoraggio della spesa corrente al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e, cosa anche importante, particolare attenzione dell'ente alla promozione del fabbisogno del personale. Mi avvio alle conclusioni. Come Presidente della Commissione di Bilancio esprimo a nome di tutta la maggioranza, per le ragioni sono esposte, la dichiarazione di voto favorevole al bilancio di divisione, perché riteniamo che la strada intrapresa sia quella giusta e virtuosa, nonostante tutte le difficoltà ereditate. Grazie. Se non ci sono altri interventi, allora, nell'ordine, Talletti, Salma, Vignati, Salma, prego, consigliere Talletti, Petrone. Prego, consigliere Talletti. Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera Presidente, buonasera colleghi e a tutti i cittadini. Vorrei fare un intervento per evidenziare alcune irregolarità che abbiamo rilevato dalla lettura dei dati portati in bilancio e che oggi vi appuntate a trovare, come già annunciato. Senza per questo però voler essere tacciati di terrorismo psicologico, spinti piuttosto dalla convinzione che troppo spesso cerchiamo negli altri la responsabilità della degenerazione dei comportamenti e pensando con troppa superficialità di essere diversi a prescindere e poi subito dopo accorgerci con altrettanta leggerezza probabilmente se sono commessi gli stessi errori, se non addirittura più gravi. Troppo spesso purtroppo si abusa di termini come merito, competenza, qualità dei servizi e riforma del sistema. E il tutto però poi si riduce in un mix di prediche che non trova riscontro nella pratica reale. Questo sicuramente sarà un percorso sbagliato che aiuta a raggiungere i primati che potranno servire alla propria causa, ma che sicuramente non serviranno alla causa dei cittadini per aiutarli a difendere e a riconquistare i propri diritti. Oramai da anni abbiamo imparato che il piano economico finanziario PALI stabilisce il costo complessivo dei servizi dei rifiuti e da esso si deducono le tariffe della tassa sui rifiuti che dovranno essere applicate nell'anno corrente e che esse vengono calcolate con il principio di confine al 100% il costo di servizio di gestione dei rifiuti. Se però poi andiamo a fare un riscontro con i dati riportati nel bilancio previsionale del 2018, apparirà evidente che l'importo indicato è di 18.304.691,88 euro. Questo costo risulta incrementato per una cifra di 2.665.109,15 rispetto alla voce del dato dell'anno precedente, dove invece viene indicato un costo in previsione che era di 15.639.582,74 euro. Questo costo è calcolato al netto dei fondi pluriennali vincolati e che sono pari a 1.194.230,36 euro. Questa voce è inerente alla voce rifiuti, che però vengono decurtati in quanto sono relativi a costi sostenuti nel 2017, non esigibili nel 2017 e trasferiti quindi al 2018. Se però poi andiamo ad analizzare il piano economico finanziario, non rinveniamo nessuna voce relativa a questi costi maggiorati che dicevamo essere di 2.665.000 euro. Anzi, in esso i costi di gestione quasi si pareggiano. Infatti, se andiamo a confrontare i dati del 2017 e del
del 2018 leggiamo che per il 2017 abbiamo un importo di 17.810.636,11 euro contro i 17.790.480,67 euro del 2018, cosa che ovviamente mi ha consentito di lasciare sostanzialmente inalterata la tariffa, mentre invece il bilancio risulta notevolmente variato, e questo probabilmente lo possiamo ascrivere a un adeguamento contrattuale dei costi di gasolio ambiente, probabilmente sarà l'effetto del decreto Conti, senza trascurare poi i 665.000 euro che vengono finanziati dall'anno. Noi personalmente nutriamo serie perplessità sul fatto che queste somme siano state scritte nella sezione del bilancio riguardanti i rifiuti e non vengono invece incluse nel piano economico finanziario. Ovviamente ci troviamo in una condizione palese di violazione della norma, come già avete detto precedentemente, stabilisce una copertura integrale dei costi di gestione ed esercizio del servizio rifiuti, ma soprattutto viene meno il ruolo di garanzia per il Consiglio rappresentato dall'organo di revisione e dagli organi tecnici che hanno attestato invece una totale copertura di questi costi. Tutto ciò ovviamente va a scontrarsi con la realtà quotidiana che si vive e che attesta invece uno scarso qualità del servizio e un'imbarazzante diminuzione dei livelli di raccolta differenziale che abbiamo già detto essere passati dal 60% al 40%, senza considerare poi che questo differenziale di 2.665.109,15 euro chiaramente andrebbe ad incidere nel decalcolo della tariffa per l'anno successivo per il 2022. Ovviamente noi come opposizione abbiamo rilevato queste discrepanze ed è il nostro dovere morale prendervi tutti in merito, così che possiate fare le vostre considerazioni e laddove possibile anche rettificare il tipo. Non fate un'indicazione ovviamente perché è il nostro ruolo di amministratori, ma il nostro compito di denuncia ovviamente si esaurisce qui. Certo è che poi ci potrebbero essere dei controlli ulteriori eseguiti da organi superiori. E proprio per queste ragioni che ho enunciato, io vi chiedo di fare appello a quel senso di responsabilità di cui poc'anzi parlava la consigliera Pugliese, che aveva già richiamato nel bilancio dell'anno precedente, ed è proprio per questo senso di responsabilità vi chiedo di fare appello a questo senso di responsabilità nei confronti della città tutta e in primis verso voi stessi. Grazie. Grazie consigliera Berta Letti. Adesso intervenire la consigliera Fignano.